Ciao e benvenuto nel mio canale YouTube. Oggi parleremo di fibra ottica. Già ho parlato in altri video di questa tematica, ma oggi vi farò vedere un po' di cosette interessanti. Tutti sanno che adesso si stanno facendo i lavori della fibra ottica, in molte città ci sono i lavori della fibra e entro il 2020 la Comunità Europea chiede all'Italia di posare questa fibra ottica nel 90% dei comuni italiani. Però ci sono dei ma e dei sa, nel senso che in Italia, come sappiamo, ci sta sempre l'inghippo, a mio modo di dire, questo è il mio pensiero. E molti, quando verranno contattati dagli operatori, si lasceranno fregare, nel senso che, non essendo tecnici, non capiscono la differenza. E adesso andremo a vedere, faremo un tutorial su quanto riguarda la tipologia di fibra ottica, perché non tutti sanno che sono due tipi di fibra ottica i più usati a livello non commerciale, non professionale, ma per utenti di casa. Ok, adesso iniziamo il tutorial e vi faccio vedere un po' di cose interessanti. Tutorial. Allora, adesso vi faccio vedere alcune cose. Se noi andiamo sul sito ufficiale del piano strategico della banda larga, possiamo praticamente, vi lascio il link naturalmente, vedere la potenzialità delle singole zone. Allora, prima vi faccio vedere una cosa. Io ho lasciato Italia e non ho messo nessun indirizzo. Qui a destra, su questo quadratino, andiamo sui 100 mega. Allora, qua ci dice che in Italia il totale della 100 mega è praticamente l'11%, cioè praticamente nullo, come se non ci fosse in tutta Italia. E vi dico per certo, e poi andremo a vedere, che un buon 90% è praticamente in tecnologia FTC, cioè Fiber to Cabinet o VDLS. Praticamente la fibra ottica fino alla centrale e poi il doppino sola di rame. Comunque adesso andiamo più per lo specifico. Invece i 30 mega è raggiunta la copertura italiana è del 35,4,4 ad oggi 2017. Se andiamo nel 2018 e 18 andremo a vedere che il 30 mega sarà ci sarà una copertura del 71,4% entro il 2020 il 100%. Ok, perciò entro il 2020 la 30 mega sarà inserita in tutta Italia. Ok, tecnologia VDSL. Se andiamo sulla 100, nel 2020 sarà il 35,4%. Capite bene che questa è una cosa altamente irrisoria per quanto riguarda le famose pubblicità che fanno vedere le persone che ballano, l'altro è contento perché dentro casa naviga, eccetera. Non è così, perché quelle cose le puoi ottenere soltanto se hai la fibra fiber to home, cioè la fibra ottica dentro casa, perciò non vi fate fregare. Adesso, ma come faccio a sapere se io sono coperto dalla fibra ottica? Semplicissimo. Allora, intanto possiamo fare questa analisi qua. Mettiamo la regione, mettiamo, io adesso conosco bene il Lazio, il Trentino, ma vi facciamo una comparazione. Allora, facciamo Lazio. Naturalmente dovrei mettere anche il comune, facciamo Roma, adesso non me la dà. Eccolo qua.
Purtroppo sto sito non ha la ricerca automatica e per cercarla ci vuole un po' di più di tempo. Inserisci un indirizzo. Ok, vediamo. Adesso sta elaborando i dati. Allora, come vedi, la 30 mega è raggiunta dal 98,1%. Andiamo a vedere la 100, il 35,6. Allora, però, come facciamo a sapere che tecnologia abbiamo? In questo caso, abbiamo detto, andiamo su quest'altro nuovo sito, Fiber Mappa. E praticamente andiamo in questo caso a scegliere Lazio, Roma, mettiamo anche questo non c'è la cosa automatica, ecco, Roma, aspettiamo che carichi i dati. Ci vuole un po' di tempo per digerire la via, naturalmente è un sito molto lento. Non mi trova le vie. Allora, vediamo. Allora, facciamo questa, mettiamo il numero civico. E ci dice praticamente che c'è nell'armadio c'è la fiber to cabinet, non c'è la fiber to home e c'è la fibra ILC che è esclusivamente per attività commerciali. E praticamente andiamo a vedere il dettaglio. Qua ci dice che è attivo, l'identificativo dell'armadio o centrale è questo qua, il codice. Identificativo della centrale, questo, e praticamente voi, ammettiamo che abbiamo messo la vostra via, dovete andare in strada, e qua ci dice che la distanza da casa vostra è di 106 metri, perciò in teoria potete raggiungere anche gli 80 mega, e gli 80 mega perché sono 100 metri sono già tanti, comunque gli 80 mega penso che le potreste raggiungere e nella centrale dovete vedere questo codice qua, questo qui e questo qui, ok? E sotto ci dà la velocità stimata. La massima velocità in downstream sono 88 e la velocità in upstream, cioè upload, download e upload, 26,24, ok? Questo non ci interessa a noi. Allora, ripeto, basta che voi andate su questo sito, mettete la regione, la via e vedete quanto è distante la centrale da casa vostra. Ok? Naturalmente cercate di essere più precisi possibile, specialmente col numero civico, in modo che il sistema riesce a darvi i dati più fattibili per
più precisi possibili. Allora, come faccio a sapere com'è la centrale? La centrale, adesso vi faccio vedere una centrale com'è fatta. Allora, vediamo immagini. Eccolo qua. Questa è una centrale Telecom. Come vedete ci sta il numero oppure ci sta anche un codice. Ok? Perciò voi basta tramite questi identificativi potete capire se è la vostra centrale. Invece, se avete un altro operatore, dipende di solito. Fastweb e Vodafone hanno questo tipo di centrale. Ok, non è detto che sia questa così, però di solito è così. Perciò basta che andate nelle centrali, eccolo qua. Vedete? Adesso ingrandisco la foto. Allora, questa è Telecom, abbiamo detto, giusto? Questa è Fastweb e questa è Vodafone. Ok, sono fatti in questo modo. Perciò basta andare lì a vedere la più vicina a casa vostra. E prendere il codice in modo da capire a quanto potete viaggiare. Poi vi do un altro consiglio. Dopo che abbiamo preso questi dati, abbiamo visto la distanza. Basta cercare su Google distanza minima connessione VDSL oppure FTC e vi dicono tutti i parametri di perdita, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, basta cercare questi dati, naturalmente questi due siti ve li metto in descrizione e niente, poi naturalmente così potete capire a quanto potete viaggiare e quando vi contatterà l'operatore telefonico e vi dirà che ci avrete la fibra, voi saprete rispondergli per le rime. Ok, se loro magari vi dicono che potete andare a 100 mega e voi riscontrate che invece la centrale, adesso vi faccio vedere, ammettiamo che questo non c'era, però dice soltanto che era ADSL ATM, oppure peggio ancora c'era scritto Saturo, state sicuri che praticamente voi andrete a prendere una connessione di bassissima qualità come il 99% delle volte. E andrete a pagare per una connessione buona, invece avrete un cattivo di servizio. Ok, specialmente poi per l'ADSL c'è il classico problema degli orari di picco, che a un certo, se avete fatto caso, in un certo orario avete un grosso scontate una grossa perdita di banda. Ok, con questo è tutto, spero di essere stato utile. Commenta il video sotto se ti interessa, vuoi farmi delle domande, eccetera. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!